Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi vorrei parlarvi della mia collezione di washi tape. Ho pensato di parlarvene perché secondo me sono un valido strumento per arredare casa, anche se in maniera economica, anzi a maggior ragione perché è uno strumento economico, soprattutto per chi abita in affitto, può essere una soluzione molto valida. Allora, i washi tape sono dei nastrini come questo di carta, principalmente è carta, che vengono utilizzati per eseguire diversi tipi di decorazione. Si può decorare davvero qualsiasi cosa e vengono utilizzati nell'ambito dell'home decor, della cartoleria, dell'oggettistica, degli eventi, insomma per tutto. Ne esistono di diverse dimensioni. Quindi questo è il classico washi tape che si trova dappertutto, quello più facile da trovare, ma ne esistono anche di più piccoli, tipo questo, o anche molto più larghi. Tra l'altro una precisazione, io li ho sempre chiamati washi tape, conosco un sacco di gente che li chiama washi tape, ma qualcuno li chiama anche washi tape, quindi sinceramente non so quale sia la pronuncia corretta, ma so che è comune anche chiamarli washi tape o washi tape. Quindi ci sono più dimensioni e esistono di infiniti colori, infinite decorazioni, perché per esempio questo qui, come potete vedere, ha una decorazione floreale, questo qui è un motivo a puntini, così. Però appunto questa riguarda la mia collezione, ma ne esistono davvero di infiniti motivi, colori, fantasie. Io vi faccio vedere alcuni esempi che ho io. Poi c'è quest'altro verdino con diversi tipi di fantasie vegetali, perché almeno secondo il mio immaginario rimandano a fantasie floreali, vegetali. Poi ho questo che non mi ricordo mai. Paul Dupuil, no, non mi ricordo mai come si chiama questo motivo, questa fantasia che viene spesso utilizzata nell'abbigliamento, però io la trovo fantastica. Fantastica soprattutto perché cerco sempre abbigliamento grigio chiaro ed è molto difficile trovare la nuance di grigio di cui adoro vestirmi, e questo qui da lontano fa sempre grigio, quindi mi attira molto. Poi ne ho un'altra che anche questa adoro. Questo qui è più largo rispetto agli altri che ho, perché vedete, è più largo ed ha questa fantasia tipo stile pizzo che adoro, soprattutto sul bianco, ton sul ton, è fantastico. E poi ho due chicche perché sono washi tape del tutto originali, o comunque fanno parte di uno dei brand più famosi al mondo riguardo alla produzione di washi tape, che è MT Masking Tape, ed è questo qua. Potrete vederne anche la differenza di qualità effettivamente, perché sono veramente semi-trasparenti, la carta è di un'altra qualità, perché effettivamente tutti questi washi tape che vi ho fatto vedere prima li ho trovati al Lidl. Questi qua invece li ho recuperati durante i miei fuorisalone a Milano, i miei Milano Design Week, all'installazione della MT Masking Tape ufficiale, e li regalavano questo qua, in qualità di blogger me l'hanno regalato richiedendo il press kit, ed è dell'anno scorso questo. Questo qua invece me l'hanno regalato quest'anno e lo regalavano davvero a tutti, non ho dovuto dire che lavoro online, insomma, e me l'hanno regalato, e anche questo è stupendo davvero. Ci sono delle trasparenze che non so se riuscite a vedere in camera, praticamente sono come degli edifici, nel senso in argento sono raffigurate dei prospetti di casa, e ancora più in trasparenza ci sono come delle proiezioni di queste facciate di edifici, insomma, spero che riuscite a vederlo, facciamo così. E queste qui sono proprio delle chicche, questi ultimi due proprio, e infatti
Come potete vedere, sono ancora praticamente nuovi perché cerco sempre di utilizzarli con parsimonia. Allora, ora che vi ho fatto vedere effettivamente cosa sono i washi tape, ve ne voglio parlare più nel dettaglio. Allora, i washi tape sono dei nastri adesivi, quindi realizzati però in carta. In carta o comunque sono tipicamente realizzate con fibre naturali, che può essere il bambù, può essere la canapa o anche fibre naturali ricavate dalle cortecce degli alberi attraverso particolari lavorazioni. Il washi tape perché si chiama così? Si chiama, deriva dal giapponese washi, quindi wa, che significa giapponese appunto. E sci, che significa carta, perché appunto, come immagino sapete, i giapponesi sono tipicamente riconosciuti per essere particolarmente abili a lavorare la carta, a mettere in pratica la loro creatività. Pensate per esempio all'arte degli origami, arriva dall'Oriente, sono realizzati in carta e sono un esempio di eccellenza per quanto riguarda la creatività. Quindi, washi, carta giapponese, e poi si è aggiunto il termine tape o tape, che significa appunto nastro adesivo. Per chi già ha avuto esperienza con nastro adesivo in carta, sa per esempio che è fantastico perché lo si può utilizzare sulla carta e al momento di toglierlo non rovina affatto la carta, nonostante questa sia un materiale particolarmente delicato. Questi washi tape hanno questa particolarità, li si può utilizzare su qualsiasi superficie, e al momento di rimuoverli non creano il minimo problema, nel senso che si staccano facilmente, non lasciano tracce, non lasciano colla e non macchiano. Sono anche particolarmente robusti, è una carta molto robusta, nonostante sia estremamente sottile. Il loro costo è davvero irrisorio. Credo che per esempio questi qui che avevo preso al Lidl tutti insieme, mi sembra di averli presi tutti insieme, il costo girasse intorno ai 6-7 euro. Ma se volete andare su prodotti d'eccellenza, un masking tape della MT, nonostante arrivi dal Giappone, uno di queste dimensioni, uno di queste fantasie, insomma, non costerà più di 5-6 euro comunque, ma proprio esagerando. Quindi il costo è davvero irrisorio e si può sperimentare senza la paura di sbagliare su qualsiasi cosa si voglia decorare, appunto, e questo è un notevole vantaggio. E poi, appunto, hanno questa particolarità di essere anche semitrasparenti, soprattutto questi che ho della MT, e quindi possono essere utilizzati anche per evidenziare qualcosa. Come vi dicevo prima, la masking tape MT è l'azienda più riconosciuta al mondo per quanto riguarda la produzione di questi prodotti. La MT, washing tape, nasce nel 1923 con la produzione di esche adesive per insetti, immaginatevi un po'. Produceva inizialmente esche adesive per insetti. Con il 2008 però diventa famosissima e riconosciuta a livello mondiale per la produzione di questi articoli. E inizia a creare più di 1000 pattern emotivi. Diciamo che la varietà di pattern che vanta è anche grazie alle idee di marketing che ha avuto, perché ha creato diverse collaborazioni con artisti, designer, quindi periodicamente escono dei washi tape in edizioni straordinarie. Tra le varie collaborazioni che vanta ci sono quelle con aziende particolarmente famose, come quella con Vitra. Ovviamente, essendo un canale che tratta di interior design, arredamento e home decor, non potevo fare a meno di fare questo accenno a questa azienda che ammiro tantissimo e che amo tanto. Quindi ha collaborato con Vitra nel 2016, penso giugno 2016,
Alvitra Campus in Germania. La collaborazione ha avuto così tanto successo che sono stati creati i De Vitra Masking Tape, cioè dei veri e propri washi tape in collaborazione con Vitra, i cui disegni sono stati realizzati da Alexander Girard. Ma poi ci sono anche tanti altri artisti e designer che hanno collaborato con la MT, per esempio William Morris, è un'azienda che produce vernici e pitture. Alcuni esempi che si possono fare riguardo all'applicazione dei washi tape, per quanto riguarda l'home decor e l'arredamento, insomma, vengono impiegati per decorare i muri, mobili, infissi, quindi porte ma anche finestre, soprattutto le camere per bambini, perché si possono realizzare dei disegni, per esempio, che man mano che il bambino cresce possono essere tolte e realizzate di nuovo a seconda dell'età del bambino, quindi diventare pian piano un pochino più complicate con l'età, con l'avanzare dell'età del bambino, insomma. I washi tape sono famosissimi anche per l'impiego come cornici, quindi potete finalmente appendere le fotografie che tanto vi piacciono, le vostre mood board, direttamente al muro senza dover ricordarvi più di comprare quella famosa tavola di sughero o quella dozzina di cornici di cui avevate bisogno e di cercare trapani, martelli per appendere queste cornici, perché con i washi tape potete farlo direttamente in maniera facile, veloce, provare a fare diverse composizioni, insomma. E poi l'oggettistica, quindi decorare bicchieri, penne, qualsiasi cosa. E niente, io spero di avervi dato qualche idea in più per la decorazione dei vostri ambienti di casa e di avervi fatto conoscere un prodotto che magari ancora non conoscevate per l'home styling. Quindi fatemi sapere nei commenti qua sotto se conoscevate già i washi tape, altre idee sull'impiego di questi nastri adesivi, se l'idea vi piace oppure no, di lasciarmi un pollice in su se questo video vi è piaciuto e di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto. Per questo video è tutto, io vi ringrazio per avermi seguito fino a qui e noi ci vediamo venerdì prossimo con un nuovo video. Ciao!